400 sono state le candele che nella giornata di ieri, nonostante il freddo e la pioggia, hanno illuminato tutto il centro storico fanese. La zona del Pincio, così come piazza 20 settembre, sono state invase da una moltitudine di fanesi e non solo. Una fiaccolata organizzata dall'amministrazione comunale a seguito dello sconvolgente omicidio di Anastasia, la ragazza 23enne che, nella città di Fano, ha trovato la morte dopo aver tentato di ricostruire la vita a seguito della fuga dalla guerra in Ucraina. Tante le persone di tutte le età che hanno scelto di esserci per esprimere e soprattutto gridare con voce unanime una sola cosa: no al femminicidio, no alla violenza sulle donne. Siamo qui per soprattutto essere vicini per un ultimo saluto ad Anastasia, al suo piccolo e alla sua famiglia, e per essere anche uniti in un momento di cordoglio come questo, che ha colpito comunque non solo lei e tutti i suoi cari, ma anche la nostra comunità. No alla violenza contro le donne, oggi e sempre. Sotto l'Arco di Augusto, un corteo cappeggiato da uomini, con uno striscione e un messaggio forte e determinato. Gli uomini di Fano dicono no. Un'intera collettività unita per testimoniare la vicinanza alla mamma e alla sorella, giunte da pochi giorni in città e presenti alla manifestazione, a cui questa triste vicenda ha spezzato il cuore e indignato allo stesso tempo. Tantissime fiamme accese tenute in mano, in segno di lutto e a testimonianza allo stesso tempo di un diritto e di una speranza, la libertà di amare e di scegliere la propria vita. È un momento di vicinanza, con questa fiaccolata si vuole esprimere il dolore, l'indignazione verso questo ennesimo atto di violenza, vuole essere una condanna, vuole essere anche un affetto nei confronti di Anastasia, che adesso non c'è più, nei confronti della mamma, del figlio, della sorella, insomma di tutte le persone care intorno a lei, la comunità ucraina. E vuole essere richiamare anche l'attenzione nei confronti del femminicidio, che purtroppo colpisce ogni giorno, fa una vittima, e ci rendiamo conto che purtroppo non c'è confine, non c'è ceto sociale, non c'è regione, non c'è cultura. E la casistica ci dice che capita in tutti i ceti sociali, come dicevo. Nel caso di Anastasia è una tragedia nella tragedia, questa giovane ragazza, donna, mamma, fuggita dalla brutalità della guerra, dalle armi della guerra, ed è caduta vittima di un'arma del suo compagno, che compagno non era, perché un compagno non deve fare, non può fare mai un atto di questo tipo. E ci sono anche tanti uomini, questo mi fa piacere, perché siamo noi che dobbiamo condannarlo per prima. Una persona che si macchia di un atto di violenza verso una donna non è un uomo. E quando vediamo queste cose, io che sono uomo, mi sento piccolo e mi vergogno di essere uomo in quel contesto. E allora con questa fiaccolata vogliamo dire no al femminicidio, vogliamo dire no a ogni forma di violenza. Presente alla cerimonia anche la comunità ucraina, che ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alla famiglia. Vogliamo stare a un momento così difficile con la famiglia e esprimere il nostro dolore. Al centro della piazza la passione di Anastasia, la musica, il suono di una melodia, quella classica in particolare, che la giovane amava e che ha fatto vibrare in un clima rispettoso, silenzioso e denso di emozione l'intera piazza. Presente anche il vescovo di Fano, Monsignor Trasarti, che ha ricordato la giovane dagli occhi azzurri, verdi e solari. L'ha ricordata nei momenti in cui frequentava il centro pastorale, rimarcando come ancora ci sia tanto da fare per contrastare il femminicidio. Sul femminicidio bisogna cominciare a ragionare in maniera oltre. Dopo il lutto c'è un ragionamento: che ci succede a livello affettivo, che è capitato? Noi uomini, la padronanza, che cos'è? La cerimonia è terminata poi con una preghiera della comunità ucraina e un palloncino bianco salito in cielo.